Bentornati, my friends, amici del gusto relativo. Sentite che pronuncia anglosassone che ho oggi. Perché? Perché oggi degustiamo un prodotto internazionale, o meglio nazionale per chi lo fa internazionale per lui, ma non così tanto internazionale, perché ormai oggi bere champagne è all'ordine del giorno. Beviamo appunto uno champagne molto interessante, soprattutto dopo scopriremo con che cosa lo abbineremo. Xavier Le Conté firma Arlet Brut. È uno champagne il cui dosaggio è Brut, siamo all'incirca 8 grammi litro. Pinot Noir 80, Pinot Meunier 80%, Pinot Noir 15%, e se non ho fatto male i conti c'è un 5% di residuo che è Chardonnay. Subito, bando alle ciance, non facciamo troppe chiacchiere, come si suol dire, andiamo a bere, a degustare questo champagne, iniziando come al solito dalla nostra degustazione e analisi visiva, olfattiva e gustativa, ed eventualmente retroolfattiva se ci interessa qualcosa. Beh, qui siamo in presenza di un bellissimo colore, un dorato brillante, con una bollicina, con un perlage non proprio persistente, direi. Noteremo che adesso svanisce quasi subito, quindi diciamo quasi evanescente, tra il persistente e il quasi evanescente, così, ma di sicuro un perlage fine, molto fine. Ma sentiamolo al naso, vediamo la parte più interessante. L'anidride carbonica è ancora molto forte, facciamolo riposare un po'. Ecco, un consiglio per chi si approccia alla degustazione e gli piace, ama degustare le bollicine. Quando degustate le bollicine, è un diktat che vi do, fatele riposare, perché all'inizio la potenza dell'anidride carbonica vi pialla il naso, vi fa piangere in sostanza, quindi fatelo riposare. Lo abbiamo fatto riposare, ora penso che sia il tempo di degustare, di sentire cosa racconta. Quello che racconta è un qualcosa di che va più sulle note primarie, quindi abbiamo molta frutta, abbiamo frutta verde, asprigna, una ananas verde ancora non arrivata a maturazione, una mela verde anche, e probabilmente mineralità, sicuramente una buona mineralità, si sente anche quella leggera velatura sapida che al naso a volte si sente, che richiama un po' l'acqua di mare, diciamo così. Ed infine io all'inizio dell'olfazione sentivo anche una puntina di nota boisée. Abbiamo anche scoperto successivamente che questo una parte del vino di base, diciamo del vino che va ad comporre la cuvée, quella che si chiama cuvée, è una riserva e viene fatto fermentare parzialmente in botte, quindi ci può anche stare questo boisée. Quindi al naso che cosa sentiamo? Sentiamo principalmente sentori fruttati. Quello che invece si sente di meno è la parte di lievito. A chi piace lo champagne che ha più fruttato, questa nota fruttata più piacevole e poco lievito, consigliamo sicuramente questo. Sentiamolo in bocca. Bene, in bocca passo diciamo subito alla retroolfattiva. Ha molto questa retroolfattiva di susina verde, mela verde ed ananas verde, verde nel senso che non è ancora arrivata a maturazione. Abbiamo una sapidità non troppo spinta, ma che si fa sentire, e l'acidità ci permette e ci fa subito salivare. Che dire della bollicina? La bollicina in bocca è fine, molto fine, elegantissima, non inquina, non ti ammazza la bocca, non ti spara la potenza dell'anidride carbonica, ovviamente di vini spumanti di bassa qualità. Stiamo parlando di una bollicina, di uno champagne, e quindi assolutamente fine. Basta, io non vi dico altro, vi posso dire che cosa? Vi posso dire che questa sera, oggi, noi lo andremo adesso ad abbinare a qualcosa di particolare. Innanzitutto dei crostini di taglio toscano, quindi fegatini,
voi direte, hai trovato la scoperta dell'acqua calda, ma io vi aggiungo anche qualcosa di particolare, delle mozzarelline di bufala avvolte, quindi quasi come se ci fosse una sciarpa di che cosa? Di lardo di colonnata, quindi avvolte da una sciarpa di lardo di colonnata. Ed in più, perché no, direi assolutamente di provarlo con una frittata. Signori, uno champagne da bere stasera, io lo berrò insieme ai miei amici del gusto relativo. Non vi dico altro, vi dico un saluto da Tiziano, come sempre, viva il vino! Salute!